Ascolta il consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati. Con la discussione degli atti di indirizzo è proseguito il 4 giugno il Consiglio straordinario sulle politiche del lavoro, iniziato il 26 maggio su richiesta dei gruppi di opposizione. Nella stessa seduta è stato rinviato in commissione il disegno di legge sul Grade Nigo. Un 2 giugno all'insegna del jazz con un bilancio finale di 225.000 spettatori. Il Consiglio regionale con il Comune di Torino ha offerto in occasione della Festa della Repubblica uno spettacolo unico in cui sono state protagoniste musica ed esibizioni. Si sono riuniti a Castelnuovo Don Bosco gli oltre 60 consigli comunali dei ragazzi. Tema della giornata organizzata dal Consiglio regionale con il Corecom, hashtag Nutri la mente sull'utilizzo dei nuovi media. Giulia Samara, presidente dell'Unione Comuni Alto Astigiano. I ragazzi del Consiglio Comunale hanno approvato un documento sulla tutela e la conservazione dell'ambiente. Ogni essere vivente deve riuscire a conservarlo, come hanno fatto per noi le passate generazioni e noi dobbiamo farlo per le future. Proiettato a Palazzo Lascaris su iniziativa del Comitato per i Diritti Umani e della Commissione Sanità del Consiglio Regionale, il docufilm L'amore vola, su disabilità e sessualità nell'ambito della sfera affettiva. Gabriele Piovano, presidente Associazione Diritti Negati. Questo docufilm va a toccare il bisogno di amare e di essere amati. Quale diritto imprescindibile e rispettato ed esercitabile. È un docufilm molto forte che vuole toccare appunto il diritto dell'amore, dell'essere amati da parte di tutti, indipendentemente dalla propria condizione fisica, culturale ed economica. Si è conclusa la seconda edizione di Europuzzle, l'iniziativa promossa dalla Consulta Europea con l'Accademia dei Folli di Torino. Il progetto didattico e culturale ha riunito 250 bambini in uno spettacolo teatrale con una galleria di ritratti dell'Europa. Enrico Dusio, insegnante e attore Accademia dei Folli. Questa iniziativa tende a portare i valori dell'Europa nelle classi elementari e siamo andati in ben 10 scuole del territorio torinese che facendoli comprendere il concetto di Europa declinato in vari argomenti. Un incontro per conservare la memoria ed evitare che si ripeta quanto accaduto a Bruxelles il 29 maggio 1985. Lo ha organizzato la Consulta Giovani con l'Associazione Familiari delle Vittime a 30 anni dalla tragedia delle Zelle. Oltre 1,5 milioni di euro raccolti grazie ai 42.000 spettatori allo stadio e a quelli da casa. Sono i numeri della 24esima edizione della Partita del Cuore. In tribuna anche una rappresentanza dell'Assemblea Legislativa. L'omicidio di Aldo Moro, il ruolo delle donne nel terrorismo, l'uso degli strumenti tecnologici da parte dell'ISIS sono alcuni dei temi presentati a Palazzo Lascaris dagli studenti nell'ambito di Memoria Futura, progetto promosso dall'Associazione Italiana Vittime del Terrorismo, AIVITER. Ed è tutto. Altre notizie e approfondimenti su www.cr.piemonte.it. A risentirci la prossima settimana. Ascolta il consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio.